Buongiorno, nuovo vlog. Allora, in pratica sto facendo a giorni, sto riprendendo a giorni qualche clip, qualche vlog in quello che sto facendo, no? Perché siccome i video sono tutti in ritardo, ovviamente questi vlog dovevano già essere su il 7 di dicembre, solo che c'è stato il problema che ho registrato un vlog che era il primo vlog mass di Natale che non sono riuscita a montarlo per il semplice fatto che oltre a YouTube ho anche un lavoro vero nella vita reale. Per cui, siccome ho lavorato tanto in queste settimane, cioè sto lavorando tanto in questi mesi. Diciamo che non ho avuto il tempo di montare il video vlog che avevo fatto, che è il primo che voi avete visto. Invece questo qua arriverà in ritardo, come sempre, dopo il 12 dicembre. No, che 12 dicembre? Oltre il 12 dicembre. Saranno praticamente 5 vlogmas. Ho deciso così perché, essendo che partirò anche per le vacanze, ho registrato due shopping del viaggio che ho comprato, cioè qualcosa che ho comprato per il viaggio, e allora ho registrato anche quelli che andranno a fine dicembre. Per cui questi vlog saranno pochissimi, sono 5 vlog di Natale e gli altri a gennaio ci saranno i vlog però per le vacanze tipo il mare, eccetera. Detto questo, saranno vlog. Anche questo sarà un vlog, diciamo, in poche parole, a clip diverse, per cui non ci sarà non registrerò un giorno intero, ma ne registrerò tanti, anche perché ho visto che questi vlog stanno durando anche fin troppo. Per cui scusate, ma ovviamente chi li vuole vedere a me mi farebbe tanto piacere. Chi mi lascia giù i commenti con, non so, consigli o robe varie, sono sempre accettabili. Ovviamente ringrazio per quelle persone che lo fanno, anche se non sono iscritte al mio canale, perché ho notato che molte persone che guardano i miei video sono quelli non iscritti al mio canale, per cui ringrazio davvero le persone che, anche se non sono iscritte al mio canale, guardano i miei vlog, cioè i miei video di più. Per cui l'importante è che le persone guardano i miei video, per cui a me non mi interessa se sei iscritto al canale, se commenti o non commenti, l'importante è che il video lo guardi anche fino in fondo. Praticamente, per cui l'importante è quello, perché non sto lì a vedere se sei iscritto, se devi iscriverti, se non mi hai ancora lasciato il commento, perché ho notato sulla grafica che molte persone che guardano i miei video sono quelli non iscritti al mio canale. Per cui l'80% che non è iscritto al mio canale ringrazio davvero chi guardano i miei video. Invece quelli ovviamente iscritti al mio canale che fanno la maggior parte i furbi, non posso dire niente perché uno fa quello che vuole, però io, ripeto, cioè se io sono iscritta a un canale, io i loro video li guardo quasi tutti e commento sempre. Poi se loro non vogliono farlo perché non gli piacciono il mio canale, non gli piacciono i miei video, tanto vale che ti iscrivi al canale. Comunque, detto questo, non so neanche perché sono arrivata a parlare di questa cosa, però voglio precisare che volevo ringraziare alle persone che guardano i miei video. Per cui, già 4 minuti, già anche troppo. Oggi è lunedì 9 dicembre, sono le 11:21. Questo è il mio iPhone vecchio che avevo. Stranamente l'ho messo in carica così almeno vi potevo far vedere le cose su questo telefono, perché sull'altro sto registrando. Detto questo, iniziamo questo. Allora, non mi ricordo se è il terzo vlog questo o il secondo. Comunque ve lo metterò scritto sul titolo. Per cui non mi ricordo se è il terzo vlogmas o il secondo. Per cui, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, iniziamo perché questo video sarà anche questo lungo, spero di no. Però io
cioè volevo, vorrei proprio precisare che i vlog non posso decidere io quanto durano, perché dipende cosa faccio. Se faccio più cose, ovviamente le clip durano di più, però io cercherò di non farlo durare 40 minuti, massimo 30, anche se già 35 minuti è già un po' troppo, però io spero che davvero li guardate fino in fondo questi vlog, siccome vedo che molte persone piacciono i vlog, secondo me non conviene farli di meno di 10 minuti, perché non, è come se non fai niente in quei 10 minuti. Comunque, chi fa i vlog lo sa. Detto questo, iniziamo. Allora, l'albero grande l'ho già fatto, ma poi ve lo farò vedere. Iniziamo a fare quello piccolo perché io ne ho due alberi, uno piccolo e uno grande, per chi ovviamente mi segue da tanto lo sa. Iniziamo a decorare la mia camera con l'albero piccolo e non lo so, vediamo come verrà fuori. Poi vi farò vedere fuori le luci del balcone che ho messo, che ho già fatto le clip, e l'albero grande. Praticamente quest'anno ho fatto tutto io da sola, senza che nessuno mi aiutasse. Però vabbè, voglio precisare anche questo che mi sono fatta, diciamo, cioè a me piace fare la decorazione, decorare, però se c'è qualcuno magari che mi aiuta è ancora meglio. Io non so perché mi sto toccando i capelli, ma c'è questo ciuffo che mi cade e mi dà fastidio. Vabbè. Detto questo, già anche un po' troppo che ho parlato, iniziamo a vedere c'è il sole e mi... Comunque, iniziamo a vedere l'albero piccolino. Oggi non mi sono neanche truccata come si deve. In più che sono andata anche a lavorare. Vabbè, comunque vi faccio vedere. Allora, qui è dove ovviamente devo fare l'albero piccolo, per cui dovrei tirare via la pianta nuova. Non ve l'ho fatta vedere, mi sembra, su YouTube, ma solo su Instagram. Comunque, questa me l'ha comprato il mio ragazzo. Io adoro l'orchidea bianca e allora alla fine me l'ha comprata. Ho questa qua piccolina, solo che mi sta crescendo le foglie, ma non i fiorellini. Per cui, a meno che ci vuole tempo, non lo so. Siccome a me mi piaceva anche quella grande, mi ha comprato anche questa qua grande. Ed è fatta così. Siccome non ve l'avevo fatto vedere, comunque ve la faccio vedere adesso. Niente, questo è il disordine praticamente. Che c'è ancora la zucca dalla decorazione e il disordine che ovviamente c'è in questo comodino. C'è anche queste cose qui che ovviamente sono in disordine. Detto questo, lo facciamo insieme. Voi lo vedete un po' velocizzato perché sennò qua ci mettiamo 10 anni, anche se l'albero è piccolino, però devo mettere anche le luci e avevo pensato di metterle anche intorno qua, le luci di Natale. Comunque adesso vediamo. Questo è il comodino, il tavolino dove metterò l'alberello, sono tutte le decorazioni. Infatti volevo usare questa qua come decorazione, che è molto carina. Questo adesso vediamo come organizzarmi, perché questo è lo scatolone, c'è l'albero con le palline. Ovviamente quest'anno come l'anno scorso lo faccio tutto rosso questo qua, per cui è praticamente uguale all'anno scorso, non cambia niente, non farò chissà cosa di nuovo. Comunque, iniziamo a fare l'alberello. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding.
direi che ho finito. Allora, vi faccio vedere. Praticamente, vabbè, sotto ho messo tutte le cose che non sono natalizie e che non servono. Invece sopra ho messo questo tappetino, più o meno, che mi piaceva. Interruzione. Comunque, questo tappetino, che è molto carino ed è verde, e sinceramente sta bene. Per cui sotto ho messo le candele, tipo questa da Babbo Natale, poi questa qua con la renna, che ovviamente durante le feste accendo le candele, questa con la casetta che è di Natale, le candele che consumo. Poi ho fatto questa, diciamo, questa cosa tanto per bellezza, ci ho messo questo con la renna, le altre candele, qui idem, e poi ho fatto blu e rosso, praticamente questo qua. Poi gli metterò il cappellino e il fiocchetto al mio cane per fare le foto di Natale, che è molto carino. E c'ha il cappello e il fiocchetto. Per il momento l'ho messo qua, ma poi glielo metterò a Natale. E invece queste luci che vedete intorno sono praticamente le luci bianche che dovrei iniziare a provare a vedere come l'ho messo anche intorno all'albero. Solo che non so, e in più l'ho messo anche qua, tanto per fare, diciamo, tipo la decorazione, le luci blu l'ho messe qua. E niente, ho messo i regali che ho fatto, perché sennò dopo non sapevo dove metterli. Ho messo i regali tutti questi qua che abbiamo impacchettato insieme, ma credo che ce ne sono altri, per cui per il momento li lascio vicino a questo qua piccolo, e questa praticamente è quella che ho fatto. Niente, questo è il risultato. Ovviamente mi manca la presa da collegare tutte queste luci, e siccome non ce l'ho devo andarla a comprare, per cui quando la compro vi farò vedere alla sera come viene, diciamo, con le luci, che così non si capisce e non è tanto bello, però vedremo poi insieme come verrà. Che poi ho anche questa stellina che è molto carina, l'ho rubata a mia mamma, perché invece di metterla sull'albero grande lo volevo mettere anche su quello piccolo. E niente, questo è il risultato, per cui vedremo stasera, cioè vedremo stasera quando comprerò il coso, lo vedremo insieme se così come luci vanno bene. Niente, questo è il risultato, credo che è venuto bene. Fatemelo sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Questo qui è quello piccolo e adesso vi farò vedere anche quello grande. Allora, a parte il mio cane che è sempre quella che russa come non so cosa, vi faccio vedere
con la luce l'albero come è venuto, che è questo qua grande. Allora, la decorazione, ho messo solo queste qui di decorazioni, che non sono neanche tante. Ho messo pochissime cose. Poi, l'albero è questo qua. Questo è l'albero, ovviamente, quello grande, che ho fatto tutto io. Ho mischiato un po' di cose, ma ho cercato di farlo rosso e argento, ma siccome queste qua ce l'avevo così, alla fine ho dovuto per forza metterle così, però non è male, cioè è venuto abbastanza bene, dai. Comunque, invece per il resto sotto, come decorazione, ho messo i pacchetti di regalo che sono finti. Infatti dopo, quando che era qua mio padre, le stavo mettendo lì, mi fa: ah, che bello, è arrivato Babbo Natale. Gli faccio: va che sono finti. E c'è rimasto malissimo, perché pensava che questi pacchetti, che sono quattro e uno in fondo lì, sono veri, ma in teoria non sono veri, ma sono finti, sono solo per decorazione. Infatti uno l'ho fatto così e l'altro così. Poi c'è questo qui e poi c'è quello in fondo, che quello rosso. Praticamente poi sotto ho fatto tipo un presepe, ma non è, diciamo, presepe, perché ho messo Babbo Natale, questi qui, questo qua e questo. Praticamente ho messo solo queste qua come decorazione. E niente, l'albero è fatto così. Qua c'è questo, le stelline, tutte. Questa qua della Kinder. Poi ci sono i fiocchi. Questi qui li adoro, sono bellissimi. Poi c'è anche la calza, ho messo la calza. Poi altre stelle. Poi Babbo Natale. Questo qua che è molto carino. Sempre le stelline sotto. Questi qua mi piacciono perché sono della Kinder e l'ho voluto mettere. E niente, questa qua praticamente è la decorazione dell'albero che ho fatto. Questo è il risultato del secondo albero venuto, che ovviamente voi avete già visto le clip, più o meno, però non sono stata lì a farvi vedere questo come l'ho fatto, perché ci ho messo tanto e ci ho messo mezz'oretta, mi sembra, per fare questo. E alla fine ho detto: non vi faccio vedere pure questo, perché tanto è inutile, almeno che poi annoio le persone. Allora preferisco mettere solo queste cose qua. Cioè mettere quello più piccolo che farvi vedere questo grande. Questo grande ve lo faccio vedere così, praticamente. E niente, questo è il risultato dell'albero. E niente, vabbè, lì ci sono le cose. Qua tutto. Detto questo, adesso voglio cucinare questo qua che ho comprato al Bennett, la caponata fresca. Questo lo metti nel microonde per 3 minuti, lo fai riscaldare e poi la mangi. Dovrebbe essere sana. Non l'ho mai provata, ho voluto prenderla per provarla. L'ho pagata 2 euro, vabbè, calcolate 3 euro solo di questo. Adesso la proveremo, vedrò com'è, perché sono curiosa di provarla. C'è praticamente melanzane, zucchine, carote, tutto il resto, tutto quello che praticamente c'è, almeno credo. E poi ho comprato questa qui, che è la novità della Nutella Biscuit. Diciamo che non ne vado pazza, perché l'avevo già detto anche da una ragazza, non ne vado matta di questa cosa qua, perché sono normali biscotti con la Nutella, non è che cambia chissà cosa. Però siccome non ho resistito, ho voluto prenderli per mangiare, anche se sono a dieta, però io non ho mai sgarrato, perché
sono una che non sgarra mai, cioè se devo fare una cosa la faccio, ma non mangio schifezze. Ovviamente questo l'ho preso perché è da un bel po' che non li mangiavo, ne ho provate solo una volta, che mia mamma l'ha presa, ne ho provate solo una ed era buono, ma non lo so. Non so perché tutti vanno matti per questi biscotti che quando vado al supermercato non ci sono neanche più. E costano 3 euro, non è neanche poco, perché 3 euro solo per questi biscotti qua direi che cioè, è tanto. Però vabbè, ho detto vabbè, qualche sgarro ce ne vuole. Ovviamente non è che mangio questo e poi questo, no. Queste le mangerò ogni tanto quando ho fame, tanto per assaggiarli. Però ripeto, non è che vado tanto matta. Solo che ho voluto prenderli per il fatto che c'è dentro la Nutella e siccome a me piace la Nutella, ma non la mangio quasi mai, giustamente l'ho comprati. Però, vabbè. Questo è il risultato. Andiamo a fare questo qui, anche se non c'entra niente con i vlog natalizi, ma dopo un po' quando non sai cosa fare nei vlog fai tutt'altro. Vabbè, andiamo a provare questa caponata e poi vi farò sapere quando l'ho finita. Ok, l'ho riscaldata per 3 minuti ed è pronta. Praticamente c'è solo verdura e siccome io devo mangiare solo la verdura perché preferisco mangiare solo verdura, allora giustamente questo è il risultato. Comunque 3 minuti ed è pronta. Allora, volevo assaggiarla insieme a voi in diretta, così almeno vediamo se è buona, ve lo dico subito, così se volete comprarla. Che capelli, madonna! Almeno chi la vuole comprare sa se è buona o no. Cotta. C'è la carota. Buona. Praticamente tutta carota, zucchine, melanzane e tutto il resto. Non è male. Allora, siccome non mi piace fare il mukbang nei vlog, la finirò perché ho fame. Ovviamente, siccome ho un bel po' di cose da fare, oggi riuscirò a non toccarmi i capelli. Allora, vabbè, finisco di mangiare, vado a montare i video, cioè i vlog che sto facendo in questi giorni. E poi inizierò piano piano, con calma, a vedere tutti i vostri video. Almeno per chi passa sempre sul mio canale a commentare, guarda sempre i miei video, io ricambio, l'ho sempre detto. Però chi non passa nei miei video, giustamente non sto lì a impegnarmi, perché ho anche altre cose da fare. Qui c'è sempre la maglietta bucata, ma è così. Siccome amo questa maglietta, questa felpa, non voglio buttarla anche se è rotta. Per cui la uso di più per casa che per uscire. Comunque detto questo, guarderò i vostri video. Per chi ovviamente passa sul mio canale a commentare. Per chi non vuole, per quelli che non vogliono passare e guardare i miei video, a me non passerò neanch'io. Questa volta farò così perché è inutile stare dietro alle persone che non interessano quello che faccio. Perché io ripeto, io ho un altro lavoro oltre YouTube e YouTube per me è solo un divertimento perché mi piace fare i video, perché mi piace stare a contatto con le persone e tantomeno diciamo scambiarci consigli e tutto il resto. Non perché voglio fare i video così e basta, cioè voi date un consiglio a me, io do consiglio a voi e sinceramente è un aiuto e poi è ancora
secondo me molto bello fare queste cose qua. Io faccio questo. Poi, per chi vuole passare sul mio canale, perché davvero piacciono i miei video senza che io ricambio nel loro canale, a me mi fa ancora molto piacere. Però io sono sempre stata una che ha sempre ricambiato su tutto quello che fanno le altre persone, solo questo. Volevo precisare queste cose qua, così almeno lo sapete già. Anche se la maggior parte sono quelli che non sono iscritti al mio canale, ripeto. Vabbè, detto questo, finisco di mangiare, se no si raffredda questo. E siccome è l'una, adesso vado a montare i video che dovrei montare, e semmai, se riesco, registro ancora, se no niente. Vi ricordo anche che mi deve arrivare, cioè vi ricordo, non lo so perché lo dico, comunque mi deve arrivare il corriere, che ho preso il bauletto per il fieno, dopo ve lo farò vedere, sperando che questo video non dura tanto. Perché i vlog sono il continuo del primo che ho fatto, in pratica. Comunque niente. Detto questo, ci vediamo dopo. O non lo so se ci vediamo dopo o il prossimo o un altro giorno.